L'oggetto di questa prova è il Dufour 430, l'ultimissimo modello del cantiere francese, modello che ci è stato messo a disposizione dal centro prove Dufour di Lignano Marina Punta Faro. E loro ci hanno messo a disposizione il 430 e il 390 e poi nei prossimi mesi verremo sempre qui a provare il 530, i tre modelli che sono usciti tra il 2019 e il 2020 a segnare la nuova generazione dei modelli Dufour. Nuova generazione per cui grandi novità a livello progettuale. La prima novità è lo studio di carena. La barca, oltre, parliamo del 430 chiaramente, oltre ad essere molto larga, è 4,30 m di baglio massimo, ha anche una carena che sale in maniera tradizionale per poi sollevarsi quasi in verticale grazie a non a uno spigolo come hanno fatto altri cantieri, ma a un gomito, a una curva piuttosto dolce che porta lo scafo a salire in verticale. Questo particolare, questo piccolo trucco fa sì che l'imbarcazione all'interno abbia molto più volume. Infatti quando poi andremo a vedere la cabina di prua, la cabina armatoriale, ci renderemo conto che è una cabina molto importante. Per il momento qui possiamo vedere questo triangolo di prua che è molto grande, e dato soprattutto dal fatto che il baglio massimo è molto grande, un pozzetto delle ancore molto profondo. Questo pozzetto può ospitare fino a 100 metri di catena, quindi un calumo importante, calumo che io posso usare se volessi per esempio andare a navigare alle Eolie, dove di catena bisogna averne tanta per poter ancorare. Novità la delfiniera. La delfiniera fino alla generazione precedente era un optional, oggi la delfiniera è parte integrante dello scafo. Infatti questo scafo prua poppa è 12,50 m, fuori tutto è 13,24 m. Lasciato il triangolo di prua, la prima cosa di cui mi rendo conto è l'attenzione che il disegnatore della barca, lo studio Felci, pone sempre all'illuminazione naturale degli interni. Infatti chiunque conosce i modelli della Dufour sa che sono barche molto luminose perché Umberto Felci opera una continua ricerca della luce, un continuo studio della luce. Allora, in questi modelli che cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto è una finestratura qui, proprio in verticale, sulla cabina di prua. Poi mi sposto verso poppa e trovo subito un'altra finestratura molto importante sulla verticale della cucina. Spostandoci ancora verso il pozzetto, notiamo immediatamente la rotaia del trasto, una rotaia lunga con il carrello. Insieme alla rotaia del trasto trovo la rotaia dell'autovirante, questa qui è di serie, ciò non esclude che io possa chiedere le rotaie del Genoa poste qua, rotaie del Genoa che mi permetteranno di montare una vela sovrapposta, ovvero un Genoa al 110-120%, secondo quanta potenza voglio dare alle vele di prua. Noto anche tutti i rinvii, come vedete tutti i rinvii che scendono dall'albero passano sotto calandra e risbucano fuori all'altezza degli stopper, per cui mi lasciano tutta la tuga completamente sgombra. E ora andiamo a vedere quello che io trovo in pozzetto. In pozzetto poi incontrerò Luca Venica della Eurosail Yachts, uno dei maggiori importatori della Dufour qui in Italia, società che gestisce il centro prove Dufour proprio qui a Marina Punta Faro. Ciao Luca. Ciao Maurizio. Allora Luca ci aiuterà a capire le novità dell'imbarcazione in questa area e negli interni. A te Luca, dici qualche cosa. Maurizio, come tu hai già introdotto, il Dufour 390, il 430 e il 530 presentano un design e un'ergonomia innovativa. Hai visto come sei sceso bene? Sì, è vero, sono sceso senza accorgermene, però non dovevo fare nessuna fatica, ero dritto per dritto. È stato creato un passaggio ergonomico senza troppe disallineamenti, problemi. E sì, è vero, anche per salire questo poi è... È comodissimo, è molto facile. E anche per sedersi, perché sono allo stesso livello e questa seduta è molto profonda, per cui state veramente comodi. Sì. Che poi questo è si alza e mi permette assolutamente di uscire per il passaggio all'esterno. Ok, andiamo avanti. Che altro punto mi illustri? Già che siamo qua, continuiamo con la seduta di poppa. Qui abbiamo la cucina esterna. La vostra mitica cucina esterna. La nostra mitica cucina, che non deve essere solo interpretata come un grill, ma è proprio una cucina esterna, perché noi possiamo anche cucinare l'acqua della pasta e usare il lavabo per pulire della verdura o della frutta. Per cui è proprio una cucina esterna, non è solo un grill.
Questa è una cosa che caratterizza molto le barche Dufour, che loro questa cosa della cucina di poppa se la sono inventata moltissimi anni fa e adesso la ritrovate su molti cantieri. Il concetto è che io ho una cucina di poppa che guarda a poppa e io la utilizzo stando in piedi sulla plancetta, perché poi le loro plancette sono sempre molto profonde, ma questa lo è ancora di più. Lo è ancora di più in questi nuovi modelli. La plancetta è stata incernierata proprio alla fine in maniera tale che quando la apriamo diventa una piattaforma gigantesca, molto nella grande, quale hanno integrato anche una bellissima scaletta da bagno. Perfetto, ottimo. E vedo che anche il pozzetto è veramente molto grande. Allora, il pozzetto è stato ingrandito, ma diciamo non è stato cambiato le dimensioni, semplicemente è stato smagrito. Se ti ricordi, qua nei modelli precedenti avevamo una colonnina monolitica, sì, con sì, che faceva parte dello stampo, dello stampo, un po' dello scafo, esatto. Invece sì, adesso sono state inserite queste timonerie sportive, quasi che sono d'alluminio. Sembra quasi una barca da regata. Sì, sì, in effetti. E smagriscono parecchio i volumi, concedendoti di avere molto più spazio. E soprattutto hanno questa cosa qua, il tienti bene, che è una cosa molto importante. Voi vedete, ne abbiamo due qui e due lì. E è una cosa che a me piace molto, perché invece in tante barche cominciano un po' a essere trascurati. Un'altra cosa che è stata introdotta da qualche anno, dal 3,90 a 4,30 in su, abbiamo introdotto una cuscineria fantastica che si allunga proprio fino al pulpito per crearti una zona di timoneria molto comoda. Ah, perfetto. Senti, ma prima di salire a bordo tu mi raccontavi che voi di Eurosail Yachts non vi accontentate di prendere le barche così come vengono al cantiere, ma le personalizzate, create delle versioni vostre. Sì, noi siamo abituati a prendere le barche molto scarne, senza nulla, e di personalizzarle a seconda dei desideri degli armatori, perché ogni armatore vuole la disposizione della strumentistica come vuole, ogni armatore. Noi normalmente montiamo Garmi, però per esempio questo armatore ha voluto BG, li abbiamo montato BG, abbiamo fatto la disposizione di tutti gli strumenti esattamente come la voleva lui. Per quanto meno anche il ponte l'avete fatto voi. Sì, il ponte, noi utilizziamo il miglior laminato plastico al mondo, che è della Plasdec, è un laminato brevettato che ti permette di avere una pulizia incredibile. Ecco, per cui quando voi andrete ai saloni e vedrete Dufour, non vi stupite se non troverete esattamente. Infatti, non solo questo prodotto, ma vedi che anche a livello di cromia è stato scelto un rover sbiancato con una linea bianca molto elegante. Ad ogni parte è stata creata una cornice, proprio sì, come si faceva una volta col tech sulle barche lussuose. Sulle barche serie, assolutamente. Senti, a questo punto vogliamo andare a vedere sotto? Ma volevo farti notare ancora qualche piccolo particolare. Tutta la tuga, come hai detto tu, è stata carterizzata. Nella parte a poppa è stato creato il recesso per lo spray hood. Ah, molto interessante. Molto bello, perché così si nasconde nel recesso. Più a prua è stata creata una zona personalizzabile dove chi vuole più comfort si può creare un grande divanone. Chi vuole invece, come questo armatore, abbiamo creato un pannello fotovoltaico da quasi 400 watt. Ti dà un'autonomia, tu non hai bisogno di attaccare la barca in banchina tutto l'inverno. Direi che possiamo entrare, cosa dici? Andiamo. Fammi strada. Bella questa barca, quando si entra si ha una bella sensazione di spazio. Assolutamente, perché in corrispondenza del baglio massimo è stata creata la zona living, perché come hai anticipato tu prima, la cucina ce l'abbiamo prua a baglio. Per cui se tu vedi, continuando il divano, c'è il tavolo da carteggio. Il tavolo da carteggio, che è in corrispondenza del pannello elettrico, ha la possibilità di avere due posizioni, avere la posizione che funge da continuazione del divano oppure da tavolo carteggio alto. Certo, intelligentemente, perché oggi poi il tavolo da carteggio si usa ben poco, col fatto che si naviga con gli iPad è poco utilizzato. Come vedi, la cucina accoglie un frigorifero cassettone e dall'altra parte in corrispondenza abbiamo il forno e il fornello. E vedo anche la lavastoviglie poi. Sì, in questo che modello qua è un optional, ma a volte può essere una cosa molto comoda. Continuando, abbiamo la cabina armatoriale. Tu hai quella di cui parlavo prima, e in effetti è veramente molto grande. Praticamente ha lo stesso spazio del Dufour 460, che è il modello, la sorella maggiore. Sulla sinistra abbiamo il bagno con la doccia,
e dall'altra parte abbiamo un armadio guardaroba gigantesco, sì, veramente molto grande. E due cassettoni sotto il letto, assolutamente, il passauomo, certamente. Esattamente. E invece qui a Poppa? Beh, qui a Poppa abbiamo due cabine fantastiche, sono gigantesche, hanno praticamente letti da 2 metri per 1,60 come a casa. E poco prima di entrare nelle cabine abbiamo un bagno molto generoso, molto, con la doccia separata. E come vediamo, come dicevo prima, la barca è veramente molto luminosa. C'è assolutamente tanta luce dentro. Per riuscire ad avere un rapporto speciale con il mare, la luce naturale è veramente molto importante. Dai, allora adesso accompagnami, usciamo fuori e fammela provare un attimino a vela questa barca. Senti come è aumentato il vento in 2-3 minuti che siamo stati sotto coperta. Per fortuna. E questa mattina noi siamo partiti, di vento non ce n'era proprio, proprio zero assoluto. Ok, perciò adesso cominciamo a provare la barca. Leo, che è il mio collega della redazione inglese, lui è il giornalista che fa tutti i nostri video in inglese, mi lascia al timone e ci dà una mano a regolare le vele. Cioè andiamo a trovare un po' di bolina. La Dufour si caratterizza per un'attenzione particolare alla prestazione della barca, infatti sono i modelli Dufour, sono delle barche che a vela vanno molto bene, hanno tutte le regolazioni giuste, non hanno mai lesinato sulle regolazioni delle vele. Maurizio, fa parte del DNA proprio del cantiere, eh? Sì, no, è proprio, assolutamente, quello che le dicevo, fanno proprio parte della loro filosofia, no? Il loro pubblico è il pubblico di croceristi che però vuole camminare a vela, vuole sentire la barca, come in questo momento. Il modello che stiamo provando monta una randa steccata grande ma non molto allunata, per cui non ha proprio il massimo dei metri quadri, potrebbe essere un po' più grande, è un fiocco autovirante, per cui tutto sommato un piano velico non particolarmente importante, sufficiente a farci camminare bene. Voi considerate che in questo momento, ecco, stiamo facendo 7,1, per cui una bella velocità per il vento che abbiamo, ma soprattutto un piano velico che è facile da gestire. Questa è sempre un cruiser, per cui è una barca che io porterò con la famiglia o con amici che non sono particolarmente esperti, per cui devo contare sulle mie forze, perciò devo poter avere una barca che è facile da gestire. Allora, questa qui è la barca giusta, ha tutte le manovre, io ho una grande rotaia del trasto, il carrello del trasto che mi permette di scarrellare e gestire la randa come voglio io. E però al contempo tutto quanto si fa con estrema facilità, dico bene? Assolutamente, naturalmente, come tu hai già anticipato, è possibile anche montare un Genoa sovrapposto, sì, con i carrelli. E quello che noi suggeriamo soprattutto ai nostri armatori è quello di prendersi un bel Koziro con un frullone. Questo lo suggerisco sempre. È la cosa migliore, perché tu lo sai che ormai, certamente, a causa del meteo abbiamo pochissimo vento, tantissimo vento. Certo, certo. E con questa soluzione riusciamo. Questo è vero, un Koziro vi permette di navigare sempre, anche se il vento è pochissimo, andrete sempre a vela, vi dimenticherete il motore, quindi non vi dimenticate nel vostro set di vela di includere sempre un Koziro con il frullone, in modo che non c'è da faticare per montarlo. E con questo io direi che possiamo chiudere qui questa presentazione del Dufour 430. Vi ricordo che quello che avete appena visto non è una prova in mare, è una puntata di SVN on board, ovvero sia la presentazione della barca. Se volete leggere la prova in mare con i nostri giudizi, i prezzi della barca e tutti i suoi dati, scaricatela dal link che trovate nella finestra sotto il video. E non mi rimane altro che salutare Luca Venica della Eurosail Yachts, l'importatore Dufour per tutto l'Adriatico. E qual è il vostro indirizzo internet? eurosailyacht.com. Ok, e darvi appuntamento alla prossima puntata di SVN On Board con solo VelaNet. E adesso viriamo.